Michelangelo Giusti, delegato CONI provinciale di Taranto, torna a questo appuntamento attesissimo con la Giornata Nazionale dello Sport, un evento che il CONI promoziona davvero con grande efficacia a Taranto e nella provincia, con note diverse a Taranto soprattutto le discipline del mare, grazie alla Marina. Sì, a Taranto, grazie alla Marina e alla Capitaneria di Porto, è giusto ovviamente ricordare anche la collaborazione della Capitaneria di Porto, e grazie a tutte quelle associazioni sportive che normalmente operano, voglio dire, nel settore del mare, che hanno risposto e hanno aderito al progetto del CONI. Naturalmente anche grandissima l'attenzione in provincia, sottolineato in una conferenza stampa, i comuni della provincia si muovono e danno sempre più importanza alla Giornata Nazionale dello Sport. Non solo alla giornata nazionale dello sport, ma allo sport in genere. Sono numerose le iniziative, al di là della giornata nazionale dello sport, che cominciano a essere svolte anche in provincia. Per quanto riguarda la giornata nazionale dello sport, ben 10 comuni hanno aderito e nel giorno istituzionale, che è il 3 giugno, saranno presenti gli sport nei loro territori. Ricordiamo anche che si tratta tutte di attività gratuite, quindi a Taranto per la vela e il canottaggio e negli altri comuni della provincia per le attività che verranno svolte, tutti avranno la possibilità di cimentarsi in queste attività. Sì, tutti indistintamente, ovviamente i ragazzi, i giovani, ma anche i meno giovani potranno cimentarsi e lo potranno fare radunandosi, raggiungendo quelle che sono i punti di raccolta. Tutte le iniziative saranno caratterizzate non solo da dimostrazioni da parte di atleti delle varie associazioni sportive, ma poi ci sarà spazio anche per i cittadini che vorranno, come dicevamo prima, cimentarsi in una delle varie discipline che i programmi presentano.